Assessore Galipò, un finanziamento importante per riportare in vita la fontana leggera di Capodorlando. Sì, è un impianto importante che fortunatamente riprende vita attraverso e grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Sicilia, un finanziamento che prevede la riqualificazione, di tutta l'area, non solo dell'impianto, della Fontana Leggera che, ricordo, è stato costruito nel 2010 e vanta un'attività, molto, molto importante perché era frequentatissimo al momento del suo utilizzo. Purtroppo, per la cattiva manutenzione non è stato in grado più di erogare e poi col tempo chiaramente ne ha inibito la funzionalità, quindi abbiamo deciso di provare con un finanziamento regionale, ci siamo riusciti e abbiamo ottenuto questo finanziamento col quale, ripeto, riqualificheremo tutta l'area circostante, ossia illuminazione, telecamere di sorveglianza e giochini per bambini, perché è importante creare anche un ambiente sereno dove magari con la famiglia si può andare a prendere l'acqua, sostare in sicurezza nell'attesa che si viene riforniti dell'acqua. Ritengo sia molto importante, ecco, acquisire finanziamenti per opere di questo tipo. A quanto ammonta il finanziamento e quando partiranno i lavori? Abbiamo fatto una richiesta per 64.000 euro per una progettualità che appunto prevede la riqualificazione dell'intera area. I lavori non potranno partire prima di gennaio, speriamo di farcela entro gennaio per dare la possibilità ai cittadini di rifornirsi nuovamente alla Fontana Leggera.